Intanto ci stiamo avvicinando al Natale. Sera, stai bene? Mi sento una merda, eh? A chi lo dice? Onesto. Sicuro di voler lavorare oggi? Potevi anche rimanere a casa, dovevo venire. Ho buttato via la mia vita per essere qui. Ho messo da parte le persone che amavo, così da poter godere della mia libertà. La mia stupida, stupida libertà. Quindi verrò sempre qui finché vivrò, anche quando il bar chiuderà ed i miei capelli saranno tutti caduti. Mi sembri devastata, non convinta. I tuoi occhi sono arrossati e gonfi. Ah sì, beh, i tuoi capelli sono capellosi. Sì, è vero. Chi è stato il coglione che ha cambiato l'ordine dei bicchieri? Io sono stato io a lavare i piatti ieri, ricordi? In effetti questi sono i capelli un po' come ce l'ha Saccarosa, anzi li avevo una volta, ma Saccarosa è letteralmente una pelatona. Io una pelatona. Buonasera, Giadi. Abbiamo iniziato ora. Oh, giusto, ero troppo impegnata ad osservare la mia vita che crollava. Jill, perché non vai a casa? Non sei mentalmente in grado di servire i clienti oggi. Va a casa, riposati. Eh no! Il dovere è dovere. La mia ex fidanzata è morta ed io non ero lì con lei. Il tutto per un litigio in cui ho sempre portato rancore senza mai chiedere scusa. La mia decisione di affermare la libertà e cambiare vita mi ha portato a questo. Una barista malata di soldi che mette da parte i suoi cari per ragioni infime. In poche parole, adesso Jill si sente tipo... non solo una merda, ma si sente anche di essere una persona di merda. Questa era anche a te, Reset. Quindi col cazzo che me ne vado. Ho mandato tutto in malore per essere qui. Quindi rimango. E ciò che voglio, ecco perché mi sono lasciato tutto alle spalle. Ecco il motivo. Lo senti come parli? Sembri un disco rotto. Oh, lasciala stare. Preferisco averla qui piuttosto che da sola nel suo appartamento. Jill, come ti senti? Come un pezzo di merda mangia merda. È la mia vita, praticamente. Sono la più insignificante forma di vita esistente sulla faccia della Terra. I microbi mi guardano dall'alto con disgusto, sapendo di essere superiore. Sei ironica, buon segno. Dov'è il botolo? Sta lavorando con Cira. Alla Cira. So quel che dico. Ad ogni modo, lascia che Jill sfoghi la sua rabbia. È assolutamente normale sentirsi così. E qui è circondata da persone che le vogliono bene. Come nel mio caso qui su Twitch. Sì. Chi lo sa, chi lo sa. Sempre meglio che lasciarla da sola a piangersi addosso. Cioè, per quanto possa essere intelligente, For rimane pur sempre un gatto. Allora, perché non la facciamo rimanere? Però senza servire nessuno oggi? Quale parte di non me ne vado non hai capito? Non mi sono lasciato tutto alle spalle per stare seduta senza far nulla. In effetti è meglio lavorare così non si pensa. Boh, ora onestamente è accettabile, ha diversi errori grammaticali, eh? Poi doveva essere aggiornata questa traduzione. Alla fin fine la persona che ha fatto questa traduzione più altri in passato ha smesso definitivamente di fare traduzioni. Quindi penso un po' come siamo messi bene con le traduzioni italiane amatoriali qui in questo paese. Che facciamo se aggredisce qualche cliente? Ecco perché sei qui, Gillian Pliskin. Chi? Ehi, Jill, cosa? Sono in ufficio, ma se ti serve una pausa o un abbraccio, dimmelo. Ho qua giusto per cambiare l'ordine e andiamo. Oh, hai già messo su la musica. Oggi sarà una giornata movimentata. La sala degli eroi continua a brillare, colma di... E odore di tacos. No, viene da fuori, non fateci caso. Ovviamente perché i tacos li facciamo qui al bar. Oh, cavolo, no. Ci rincontriamo, barista. Amore, il tuo asbando. Sì, sicuro, guarda. Virgilio, cosa posso servirti? Oggi il luminoso inquinamento delle strade le rende quasi simili al cielo stellato. E quando penso alle stelle, penso alle celebrità. Le celebrità sono come pesci. Ed i miei preferiti sono i polipi. Ma qui avrei scritto più polpi, eh. Quindi voglio qualcosa di poliposo. Amore!
Ma quanto cazzo suona male? Vuole qualcosa di tentacoloso. Ma allora la vera identità di Virgilio è Crystal. Non fai le tue cose da barista? Attendo che tu chieda un'ordinazione normale come farebbe un qualunque essere umano. Non capisco. Dimmi, cosa vuoi come un normale essere umano che non necessiti di cure mediche? Ok, allora voglio uno Sparkle Star. Ok, andiamo a fare questo Sparkle Star. Vabbè, mettiamo pure il Carmotrine. Agita e fa riposare. Visto? Era tanto difficile. Hai mai provato a fare lo spelling sotto pressione? Sembra arrabbiata, barista puntigliosa. Sei in quel periodo del mese o cosa? Il ciclo! Ecco, Non ha capito che lei sta già mezza depressa per la questione della ex. Sì, Yora, mi ricorda abbastanza l'enigmista da Batman. No, sono solo colma fino all'ollo di rabbia, dolore, scarsa autostima e... ripensandoci, non sei così lontano dalla realtà. Anche a me capitano cose del genere. Sai, periodi. Tu? Sì, il mese scorso finalmente sono passato dal mio rinascimento al mio illuminismo. Ed io che pensavo fossi serio per un istante. Mi stai dicendo che non sono serio? Fissarmi non cambierà nulla, sono immune agli sguardi. Ma se permetti, lascia che ti dia un consiglio sincero. Come vuoi, non mi aiuterà. Non dovresti essere così dura con te stessa. Se insisti, ogni possibilità di perdonarti sparirà. La scarsa autostima ti lascerà una ferita che non guarirà mai. Quindi datti da fare invece di piangerti addosso. Che io sia dannata. Suona quasi come un consiglio da persona seria. Ed io che pensavo tu fossi solo un pomposo lunatico. Ehi, anche i lunatici pomposi hanno delle storie. Che storie? Io preferirei non raccontarle, ovviamente. Desideri qualcos'altro? Hai mai visto come le... un bad touch? Andiamo a fare il bad touch, allora. Il tocco birbantello. Ecco. Vabbè, poi c'è Rubik, ovviamente, capisce sempre male. Sì, immagino sia questo. Forse ha ragione, non dovrei essere tanto dura con me stessa. Anche se me ne merito ogni secondo. Se solo mi fossi scusata prima, magari poteva andare diversamente. Non mi sarei sentita così. Se solo... purtroppo Crystal, l'ex è morta. Io non riesco a ricordare che cosa mi ha bloccato tutti questi anni dal chiedere scusa. Barista? Sta esternando una quantità impressionante di espressioni facciali. Orgoglio, paura. Perché non ho mai chiesto scusa a Lenor? Non riesco neanche a ricordare che cazzo di sentimenti provavo, tanto da bloccarmi in questa dannata situazione. Riuscirò a trovare sollievo da tutto questo casino? Grande, adesso mi sento ancora peggio grazie alla mia abilità di non riuscire a impormi sentimentalmente. Sta bene, no, ma lasciala da sola per adesso, dice Gillian. Ehi, Jill! Ah, guarda chi è arrivata. Oh, grazie a Dio, una persona normale. Wow, una mummia! No, no, non sono egiziana. Mi sa che non ha capito... Vabbè. Quasi normale. Come ti senti, sei? Ho ancora le ossa rotte, ma almeno i tagli stanno guarendo. Fortuna che sulla mia pelle difficilmente si formano delle cicatrici. Intendo dire che le ferite non lasciano segni. Sarebbe un problema se non riuscissi a procurarmi del cicatrizzante. Cosa ti è successo? Caduta da 2 piani e mezzo tra la spazzatura ed alcuni detriti. Stai meglio comunque, l'ultima volta sembravi sull'orlo del collasso emotivo. Credo di sì. Sei tu quella che sembra messa male adesso. Come dire, tipo quando urlano il tuo nome per intero, a squarciagola. Sì, non farci troppo caso, sono giù di morale. Posso fare qualcosa? Perdonami se rispondo male, a te o a chiunque altro. Ti porto qualcosa. Oggi la mia lingua non ha sensibilità, quindi andiamo di birra. E tu? Che cambio di tono? Va bene così, non mi serve nulla. Andiamo a fare la birra.
tu vuoi che ti porti in un locale a bere drink del genere, eh? Magari. Peccato che costano uno sproposito. Vediamo se c'è differenza con quella in lattina. Eh? Questa è meno anacquata. Allora, che ti è successo? Sto bene, non mi è successo nulla. Le persone che stanno bene non si comportano in quel modo. Oh, ci sono, è uno di quei giorni. Cioè, pure lei ha pensato al ciclo. Niente. Io devo confermare che voi donne, quando avete il ciclo, siete praticamente incontrollabili. Dici? Eh sì. Eh sì. Poi sera, Tobias Eras. In quei momenti mi sento un po' scocciata. No, non è il ciclo. No? Sto affrontando la perdita di una persona che mi era molto vicina. Oh! Scusa, non preoccuparti. Forse non sarei dovuta venire oggi, dopo tutto. No, io... Forse... stai bene, sto cercando qualcosa da dire. Fare una battuta sarebbe di cattivo gusto e non riuscirei ad esprimermi senza sembrare ipocrita. Sono senza parole, perdonami. Vabbè, comunque facciamo il ritrovo dei depressi. Mia moglie comincia ad essere strana il giorno prima, quindi quello è il segnale del ciclo. E tu, amore? Pure comincia ad essere strana il giorno prima? No. No? Veramente no. Ah, quindi a te letteralmente a sorpresa il ciclo? Sì, è a sorpresa. Vuoi sentire una cosa strana? Mi trovavo nelle tue stesse condizioni quando lunedì è venuta Stella a parlare di te. Oh, signorine, io tolgo il disturbo. Bravo! Lasciamo da sole le donne. Virgilio, sì? È risieduto con una valchiria. Davvero splendido. Ne farò una rima per il mio blog di poesie. Mi spiace per il modo in cui l'ho trattato oggi. Se non fosse per i suoi dannati ordini criptici senza senso. Come Stella la prima volta? Sì, no, cioè... potevi servirgli una birra gratis o qualcos'altro e scusarti. Già, non faccio altro che peggiorare le relazioni con i clienti. Comunque mi fa piacere vedere che alcuni di voi siete immune ai dolori del ciclo. E più o meno. Già, dipende se succede mentre dormi. Poi ti sveglierai in un letto bagnato di sangue. È successo, a qualche mia conoscente. Io mi ricordo un anime. Vabbè, la protagonista era una loli. Però mi sembra che faceva tipo la prima media, forse. O la quinta elementare. No, forse più la prima media, ma sì, sì. Comunque faceva le scuole medie. E in questo anime... era stato praticamente creato per fare da educazione sessuale. E non potrò mai dimenticare una scena in cui lei praticamente si sveglia e si trova tutta sporca di sangue. Dalla paura va dalla mano e dice: mamma, mamma, che sto perdendo sangue, che è successo? E la madre poi dice: no, guarda, è normale. E poi le spiega il ciclo. Ovviamente poi questa spiegazione viene in realtà attuata per spiegarlo a chi vedeva questo anime, cioè alle bambine, no? È assurdo, ragazzi, è assurdo. No, ma voi scherzate, però secondo me veramente molte ragazze da bambine si saranno cagate sotto veramente. Queste si svegliano una mattina e si trovano sporche di sangue. Cioè... Vabbè, andiamo avanti, va. Ma sai cosa ti dico? Avevo un aspetto familiare, sì, non so come spiegarmi. Ho come l'impressione di averlo incontrato prima. Ah, che poi in questo anime mi ricordo che una volta è stato mostrato pure, cioè era arrivato tipo l'educatrice sessuale della scuola e tramite delle diapositive mostrava la differenza tra bambino e bambina. Quindi ovviamente il bambino aveva il pisellino e la bambina la patatina. È un anime che dovremmo vedere tutti quanti insieme. Per me è un capolavoro. Pensa che a Ruby vengono le sue cose dal... mannaggia Ruby Kant. È un birichino.
Magari perché somiglia a qualcuno di una pubblicità o qualcosa del genere. Ma dimmi, cosa ti porta qui? Volevo incontrare Stella, la sto aspettando. Perché qui? Per stare in tua compagnia, ovvio. Ora che ci penso, come ha reagito Stella quando sei arrivata? Mi ha dato un ceffone bello forte e molto doloroso. Ah! Poi mi ha detto, questo è per avermi fatto preoccupare e non avermi dato ascolto. E poi le è tornato il sorriso. L'amour. Iurioso. Posso chiederti che perdita stai affrontando? Non dovresti preoccupartene. Fa finta che io sia di cattivo umore e basta. Ok. Sei proprio curiosa, eh? Non ci posso farci niente. Non mi piace vedere le persone tristi. Voglio solo conoscere il contesto, non i dettagli. Una alla quale ho detto cose brutte è morta prima che potessi rivederla. Va bene così? Sì, scusa. Sapere che non posso fare nulla aiuta a calmarmi, ma... Cioè, non significa che non voglio aiutare, è solo che... Calmati, ho capito. Non riesco a trattenermi quando vedo delle persone in difficoltà. Ma è imparato che ci sono momenti in cui non puoi fare nulla, e questo è abbastanza normale. Meno male che l'ho capito, altrimenti sarei uscita di zucca già da tanti anni. Sei proprio una brava ragazza. Nah, sono solo una rompiscatole. Comunque, se c'è qualcosa che posso fare, fammelo sapere. Ho le ossa rotte, ma ciò non significa che non posso offrirti un po' di supporto emotivo. Puoi sempre ordinare un altro drink. Oh, giusto, facciamolo. Dammi qualcosa di freddo, per cortesia. Diamo a 6 qualcosa di freddo. Allora, noi adesso le daremo il piano man. Ok, agitato e servito con ghiaccio. Ecco. Eppure fa freschetto oggi. Sì, ma non mi piacciono le bevande calde o tiepide. Mi fanno venire la nausea. Sai cosa mi tira su di morale? Cosa? Cantare. Anche sentire gli altri cantare aiuta. Sì, una volta lo fece Saccaroso, fece scappare tutto il vicinato. Ma non è vero, non è mai successo. Guarda, al solito si inventa le cose. Cantava Boku wa Lolita. No. Questo l'hai cantato te. Tu canti, voglio dire, hai preso lezioni o qualcosa del genere? No, a dire il vero tutti mi dicono che sono molto stonata, però mi hanno detto che sono brava con l'armonica. No, non canta, Iora, altrimenti romperebbe le finestre. Quindi suoni l'armonica? Avevo bisogno di fare esercizi di respirazione e l'armonica è più piccola di un trombone. Ah! Immagino che se fai parecchia pratica, alla fine diventi abbastanza brava. Grazie, sei, per questi doppi sensi. Avete capito? Sei è brava a soffiare. Non me lo sarei mai aspettato da sei. Uè, sera, Yukishi. Me lo sento dire spesso. So che non sembro una musicista. Io invece suonavo il violino fino a 16 anni o poco più. Meno male che... Cioè, pensavo che avrebbe detto io suonavo il flauto. Davvero, suono ancora. Il violino è a casa di mia madre, quindi non ce l'ho con me. Ma penso che non avrei problemi a suonarlo. È una di quelle cose che non dimentichi più. Perché non hai continuato? Non saprei. Un giorno ho detto basta. Nessun motivo in particolare. Proprio come me la cucina. Sai, stavo quasi per bruciare il mio appartamento. Quando arriva Stella? Adesso che me lo fai notare un po' in ritardo, la chiamo. Si spera che non le sia successo qualcosa. Fa pure, io intanto mi prendo una pausa. Chiedi a Gil se hai bisogno di qualcosa. E pausa fu. Stella e sei, un po' le invidio. Vedi che ti sei calmata, mi sento ancora uno schifo, sappilo. Ma credo di essermi sfogata, almeno un po'. Sei mi è stata di grande aiuto, non posso essere depressa di fronte a lei. A proposito, dove si è cacciata? Credo sia andata fuori a cercare quella tizia, Stella o chi per lei. Per come ti presenti adesso mi sento in dovere di proteggerti. Ah, è arrivata Stella! E l'unica cosa che mi blocca è il braccio rotto. Sono stata in edifici in fiamme con ferite profonde 2 centimetri. Già, ricordo. 1 millimetro più in profondità e avresti perso le funzioni motorie del braccio.
Bello che parlano così tranquillamente di questa cosa. Chi voleva proteggere chi? Vedi, sono una sorta di guardia del corpo non ufficiale di Stella, anche se non sono portata per certe cose. Mio padre non vuole che io mi sposti senza protezione, quindi la maggior parte delle volte chiedo a sé di accompagnarmi. È comunque addestrata a fare le stesse cose delle guardie del corpo, ed è più divertente uscire con lei. Quindi quel tizio lì fuori è una guardia del corpo? E Buster, un gran figo, era un giocatore di football professionista finché non perse la gamba in un derby. Volevamo offrirgli una protesi per tutti questi anni di servizio, ma ha sempre rifiutato. Beh, si è abituato al rimpiazzo che sta usando, quindi buon per lui. Un pezzo di quercia rinforzato con un nesso di metallo attaccato al moncerino. Ah, è quello che farebbe Ruby al suo bizzellino se mancasse. Innesti in metallo. E comunque riesce a correre più veloce di me. Vero, vi porto qualcosa, io sto bene così. Un brand teen grande, oggi sono di buon umore. Beh, facciamole questo grosso brand teen. Madonna santa, visto quanta roba devo metterci dentro, perché devo farlo grande. Dopo tutti questi anni ancora non riesco a capire perché le cose eleganti e costose arrivino a piccole dosi. Mi hai provato ad andare in un ristorante solo per vederti servire una minuscola porzione di buon cibo? Sono momenti in cui vorresti riempirti lo stomaco con cibo spazzatura. Questo è il motivo del perché non sono mai andato in un ristorante stellato. Ti danno delle porzioni mini e le paghi veramente una montagna di soldi. Se prendiamoci degli hamburger più tardi e non accetto un no come risposta. No, perché non vi prendete l'hamburger da cracco? Costa soltanto 40 euro. È poco, Sì, sì, che poi c'è chi l'ha provato e hanno detto che non è nulla di che. Cioè, sono proprio 40 euro di scam. So cosa intendi quando dici degli, sai? Potresti chiamarli e chiedergli di preparare il locale in anticipo. Posso chiedervi una cosa? Certo. Come vi siete incontrate? Stella si presentò al parco dove giocavo di solito da bambina. Giocammo un paio di volte. Iniziamo a vederci giorno dopo giorno, tutto qui. Mio padre mi disse che quando avevo 5 anni insistevo nel voler per forza andare ad un vero parco per bambini. Ne cercammo alcuni ed il parco che mi piacque era lo stesso frequentato da 6. Hai mai visto una ragazza con un bel vestito giocare nel fango? Imparò la lezione ed iniziò a presentarsi con degli abiti adatti. Che bello, raga? Proprio anime gemelle. Ma cavolo, fu una scena indimenticabile. Uè, sera, Stefi. Quindi voi due siete amiche d'infanzia? La conosco meglio di mio padre. Perché la domanda? Nessuna ragione in particolare, sembrate così affiatate insieme. Chi è più malizioso potrebbe pensare altro? Come tutti noi! Qualcos'altro? In che senso? Una coppia sei? Adesso capisco. È buffo perché in realtà vincemmo una sorta di premio come miglior coppia nella scuola superiore di Stella. Per 3 anni di seguito. Addirittura! Quindi non siete andate alla stessa scuola? No. Oh. Non è amici d'infanzia, Jill? Amici d'infanzia, non che io ricordi. Mio nonno, credo. Che tipo di uomo era? Burbero, il tipo da masticare radici secche di Bronson ogni mattina. Ma con me era diverso. Ho ricordi di lui che sbraita contro mio padre. E poi girarsi verso di me e giocare come se nulla fosse. Il bravo nonnino che fa il coccoloso con la nipotina. È strano però. Era mio nonno materno, ma quando i mesi si separarono, si schierò dalla parte di mio padre. Quindi la madre ha fatto la stronza. Che poi è raro, no? Che il padre vada contro la sua stessa figlia. Però se la figlia ha fatto la stronza nella relazione. Comunque sì, è lui che mi viene in mente quando penso agli amici d'infanzia. E Gil, cos'è questo Bloom Light? Un drink piccante. Buono la prima volta, ma dopo poco perde gusto. È anche marrone per strane ragioni. Ah, color cacarella. Dammene uno per cortesia. E niente!
E fu così che si andò a bere la cacarella. Anche per me. Ah, tutte e due. Due boom light per le ragazzacce. Andiamola a fare. È così inutilmente marrone. Ecco. È letteralmente come bere la diarrea. Facciamo il secondo. Non saprei, mi piace. Sì, ma dopo il terzo inizia a sapere di sabbia. Sabbia piccante, ma pur sempre sabbia. Come sa, Rigor? Chi ha spento le luci? Suppongo che ne abbia bevuti troppi prima di arrivare. Ah, sei è crollata. Come accade a Saccaroso quando beve troppo. Ma non è vero. Beh, sì, in più deve essere davvero stanca per la faccenda della banca. Mi ha raccontato quello che è successo. Onestamente non credo che sarei riuscita a sopravvivere mentalmente al posto suo. Presumo debba ringraziare il trattamento con le nanomacchine che ha ricevuto in qualità di White Knight. Trattamento? Soppressori per traumi. In pratica migliori processi di guarigione da PTSD. Madonna, mi viene sempre più voglia di giocare Deus Ex quando sento parlare di nanomacchine. È obbligatorio per ogni White Knight, a prescindere dalla divisione. Eppure non guarisce tutto. Per 3 giorni quella banca è stato un inferno e la povera Sei sta ancora pagando le conseguenze. Lo scioglimento dei White Knight è la conseguente persecuzione di coloro identificati come membri. Non è giusto, sai? Tra tutte le persone che usavano i White Knight per i loro luridi scopi. No, non è giapponese, Ruby. E niente, Ruby! E niente. Sei era l'unica persona che faceva il suo lavoro senza secondi fini. Ma non tutti i mali vengono per nuocere. Il dottore che ha curato le sue ferite era lo stesso che l'aiutava durante gli incidenti e le emergenze. Non ha preteso nulla in cambio per le cure. Beh, presumo sia il karma. Secondo me si è guadagnato il favore di Dio. Ma ti dirò, tutto questo mi ha fatto capire quanto io sia una brutta persona. Perché, quando vidi 6 ferite in cerca d'aiuto, una parte di me era felice. Dopo tutto questo tempo in cui avevo bisogno di lei, finalmente era arrivato il mio turno di esserle utile. Per la prima volta mi sono sentita utile nei suoi confronti. Ah, come me, Saccarosio. Vero? Che amarezza. Io per te sono inutile. Brava. No, ma non è vero. È così. Non è vera. Poi Ruby che dà la colpa a me. Ruby, non è vero. Accetta la tua stronzaggine. Uè, sera Norma, sera. Ci sono... Come va Norma, come va? Ci sono momenti in cui il miglior aiuto è rimanere vivi. Che ne sai, magari è stata l'idea di rivederti che l'ha dato la forza necessaria. E tutti hanno avuto pensieri del genere almeno una volta. Può darsi, posso servirti altro? Sto bene così, in realtà dovrei andare adesso. Andiamo, se prendiamo degli hamburger e torniamo a casa. Sì, quelli di Krako a 40 euro, vai vai. Grazie, alla prossima. Ti senti meglio? No, puzzo di rabbia. Amore, quindi la rabbia può anche farti puzzare. Ecco. Ma quindi potrebbe esistere anche la puzza di orgasmo. Ah. Puzza di sudore. Puzza di piacere. E di piedini. E di piedini soprattutto. Soprattutto di piedini. Però la puzza, non il profumo. Ah, ma negli anime i piedini profumano sempre delle ragazze. Sì, certo, certo. Non rovinare i miei sogni. E mi sento una merda. Brava, Gil, dillo a Saccarosio. No. Piccoli passi, dico io, piccoli piedini. Ciao! Ah, Kim, benvenuta. Ah, questa qui è una delle primissime clienti, se vi ricordate. E proprio a lei le ho dato quel drink opzionale, no, per sbloccare un cliente segreto più avanti. Lo so, Steffi, però boh,
Valla a capire sta gente. Sera pure a 5. Vedo ragazzi che state arrivando tutti quanti in questo momento, l'orario in cui andrete a dormire 5 minuti dopo. Credevo di aver sbagliato indirizzo, di essermi trovato in casa di qualche estraneo. Cosa? Intanto ci chiedo un sunshine. Allora, vabbè, facciamo lo so sunshine. E poi ci sono io che non dorme, perché si scoccia di dormire. Grazie. Allora, come va il giornale? Oh, mi sono licenziata. Cosa? Sì, mi sono affiondata nell'ufficio di quel narcisistico figlio di puttana! E gli ho sbattuto in faccia le mie dimissioni. Oh, brava. Perché l'hai fatto? Beh, dopo essermi ubriacata e aver dormito fino a tardi, ho mancato alcuni lavori. Il mio supervisore mi ha urlato contro per il ritardo, con conseguente bullismo. Quindi ad un certo punto ho perso le staffe, gli ho detto che non ne potevo più. Quindi mi sono licenziata. Come farebbe Saccaroso con me per quanto riguarda la VTuber? Un po' è successo. Forse no. C'è sempre un ripensamento, credo. Anche quando fai quello che vuoi, continuerai a pensare se invece... Comunque non ne potevo più. Ma le dicevo, ogni mattina passata in quel luogo, stavo quasi per... Ah, buono, così faccio compagnia a Cia. Così la faccio deprimere ancora di più. Quello che voglio dire è, non so cosa farò, ma sembra meglio che restare lì. Mi sento libera. È una sensazione meravigliosa, sai? Mi sento come se adesso potessi fare di tutto. Non ritornerò all'Augmented Eye, ma potrei comunque cercare lavoro in altre testate. Non ho mai provato una cosa del genere in ben mai. Cosa dice la tua famiglia? Non erano felici, questo è sicuro. Mio padre ancora, ma mia madre si è preoccupata e non poco. Cosa farai adesso? E tutto il resto? Ma non sono qui per quello. Dammi un drink grande, per cortesia. Che tipo? Non saprei, frizzante o simile. Qualcosa di grosso e frizzante. Allora, diamole un grande Froti Water. Dal 2040 è surrogato della birra preferito negli spettacoli con il bollino rosso. Quindi quello di Saccarosio. Sì, certo. Ah, comunque Decore è arrivata anche prima, quindi... Anche se mo si è ripalesata. Se le pubblicità sui detergenti dicono il vero, questo pulirà le mie interiora. Magari serve anche per pulire dal ciclo? Uccide anche le cose dentro di te. Però devo chiedertelo, come hai finito a lavorare in quel posto? Nessun motivo in particolare, quello che volevo fare dopo le superiori. Prendermi un anno di pausa era fuori discussione, quindi accettai la prima proposta che mi capitò davanti. Quello che è successo a me. Brava. Non ero ferrata in robotica, quindi scelsi il giornalismo. Ad essere sincera, mi stancai di quel lavoro quasi subito, ma non riuscivo ad andarmene. Troppa pressione dalla mia famiglia. È una storia comune, immagino. Hai avuto problemi simili ai miei? Uguale, ho affrontato la stessa situazione. Dalle superiori all'università non mi sono mai fermata a chiedere cosa stessi facendo. Finché ad un certo punto non mi sono accorta che la vita mi stava sfuggendo fra le dita. All'improvviso tutto quello che volevo era la libertà, una piccola pausa, fermarmi e riposare. E tutta la mia vita è finita nel cesso per quel fottuto riposo. Bravo Ruby, giusta osservazione, sai. Ok, ma lei dice dammi qualcosa. Scusa, solo la bocca asciutta, qualsiasi cosa andrà bene. Ok, serviamole del rum. Allora, se non l'avessi servita il Flaming Moai, cioè il drink opzionale, avrei potuto farlo ora. Capito? Ma ovviamente avendolo già fatto, le daremo il rum, il liquore del nonno. Grazie.
Mi sento come se avessi chiesto qualcosa che non dovevo. Non pensarci troppo, sto solo attraversando un brutto periodo. Cosa farei adesso? Onestamente non lo so. Tuttavia mi sento leggera, come se potessi fare tutto ciò che voglio. Studiare ciò che voglio, lavorare dove voglio. So che non è così, non sarà facile, ma mi sento più fiduciosa rispetto a quando mi diplomai alle superiori. È ovvio, è normal, come nella vita reale. Sinceramente non capisco perché costringono i giovani a fare certe scelte quando a malapena conoscono la società che li circonda. Sì, raga, questo gioco per me è veramente un piccolo capolavoro. Mi dispiace che per l'appunto gli italiani non se lo sono cagati di Strisce. La salute mentale viene al primo posto. Grazie, ho davvero bisogno di simili incoraggiamenti. Torna pure se hai bisogno di altro supporto. Sapete qual è la cosa che mi preoccupa? Il sequel, che si chiama Nirvana. Raga, sta tardando veramente, veramente per parecchi anni. Per me non è un buon segno, eh. Per me non lo è assolutamente. A parte il fatto che la protagonista non è assolutamente bella come Jill, almeno per me. Io non la trovo male, invece. Non si sa niente, Crystal. È diventato ormai un gioco... Senza una forma corporea. Torna pure se hai bisogno di altro supporto. Non lascerei mai qualcuno da solo in casi del genere. Grazie, ciao Jill, arrivederci. Dovresti accettare gli stessi consigli, lo so, lo so. Finiamola qui per oggi. Hai bisogno di riposo, già. Wow, guarda chi è arrivato! No! La waifu! Dolcezza! Ah, Dorothy, scusami, stiamo chiudendo. No, come stiamo chiudendo? Fatela entrare! Lo so, sono venuta per te. Per me? Perché mi stai abbracciando? Ah, ma allora potete fare le cose zozze qui nel bar. Facciamo una cosa. Entro anch'io nel bar, abbassate la strada cinesca e ci divertiremo con una bella trisoma. Così potrò tradire Saccarosio. No. Anzi, amore, tu dovresti ragionare come fanno le mogli giapponesi. Cioè? Che per loro non è tradimento. Non... Eh sì, perché no. Io lo faccio... Sì, perché io lo penso solo al corpo, non anche al cuore, capito? Al sentimento. Sì, certo. No, te ne devi trovare un'altra a sto punto. L'ho pagata per farlo tutta la notte. Ah, e grazie, capo, per aver pagato al posto mio. Avete capito, ragazzi? Ecco. Il... Che ti paga le... lucciole. Come, scusa? E fallo in breve, Dorothy verrà a casa tua e non ti mollerà un minuto. Ah! Ah, cosa speri di ottenere con questo? Adesso provate un po' di invidia, immagino. Ah, lei dice, come prima cosa calmare la tua rabbia. Dovevo scegliere tra gli abbracci o una secchiata d'acqua gelata e non potevo promettere che ci fosse acqua nel secchio. Mamma, veramente, veramente il capo migliore del mondo. Un po' ti sei calmata, ma sinceramente preferisco lasciarti con qualcuno per stanotte. Almeno tutte quelle coccole ti faranno rilassare. Ah! È un ragionamento alquanto strambo. Non lo è, ti servono abbracci, parecchi. Hai bisogno di contatto umano, umanoide adesso. Hai avuto il tuo tempo da sola. Adesso ho detto io le regole. Grazie, capo, che mi fai andare con le donne a pagamento. Grazie, grazie. Abbi cura di me. Minchia, Dorothy. Sarà fatto. E fu così che andai a rompere il culo a Dorothy. Vissati un po'. Compra qualcosa di buono per te e per Dorothy. Andiamo a comprare il Viagra. Anche se siamo donne, lo prenderemo lo stesso per sicurezza. Cosa volevi dire, amore? Mi sa che sarà Dorothy a sfondare te. Ah, tu dici? Sì. Jill vuole entrare nello spirito delle festività, comprare un albero del mega Natale. Le impedirà di distrarsi al lavoro. Buona
giornata. For, chi era quella Lilim? Una mia cara amica. Ma allora vuol dire che hanno fatto qualcosa davanti a For, davanti al micio. A questo potevano modo... metterci Dorothy dentro. Ah, dici qua nella camera. Peccato, sì. Ah, mi fa piacere che pure Erika è d'accordo al mio pensiero. Pensa se c'è la scena dove ci ubriachiamo come con il capo. Con Dorothy però, ma sarebbe stato capolavoro. Sarebbe stato un capolavoro. Allora, innanzitutto andiamo a comprare, no? Compriamo il mega albero di Natale. Eccolo qui. Celebra la versione consumistica e distorta di una celebrazione altrettanto consumistica e distorta. Interessante. Non fa una piega, raga. Jill ha comprato quello che voleva e ne è compiaciuta. Di sicuro sarà più concentrata al lavoro. E vi ricordo sempre... Oggi è il 23. Domani è il 24 dicembre, la vigilia di Natale. E... di mega Natale. Giusto. E verremo premiati con la bolletta di $8,000. L'affitto, no? Ah no, scusate, la bolletta della luce. Bella, eh? Ma andiamo a vedere un po' dal nostro smartphone le novità sul web. Ah, eccolo qui. Monster Girlfriend Chirari. Non riesco a smettere di giocarci. Grafica eccezionale, battle system innovativo, minigiochi divertenti, ragazze carine, musica da paura. C'è la capra? Che cosa? Ma sarà sicuramente uno della Sardegna. Per chiedere della capra. Non saprei, ti piace tanto la ragazza capra? Voglio sposare una capra. È carino, 8-10 al massimo. Gioco di merda. No, è un gioco di merda per le otaku come te. Quanto vorrei che questo meme waifu uguale gioco brutto non esistesse più. È un gioco stupido per gente idiota. Nulla da dire. Siamo forse invase da normodatate? Normodotate. Andate a fanculo. Bello che a volte mi sa che... vabbè, forse qua era un errore con la traduzione italiana. Vabbè, andiamo avanti. Le cose divertenti sono divertenti. Non hai il diritto di divertirti con i videogiochi. Avete capito? Come fanno quelli che giocano a League of Legends dalla mattina alla sera. Mm-hmm. Leggi For. Sempre divertente. Gli risponde: è da nerd. Qui invece cosa abbiamo? Oddio, questo sui Lili, però aspetta, la leggeremo per ultima. Andiamo qui. Quincy studia la possibilità di consentire le importazioni. Glitch City è uno dei pochi posti autosufficienti sulla faccia della Terra. Infatti presenta un tasso di importazione di solo lo 0,8%, cioè riesce ad avere tutto. O quasi. Questo però potrebbe cambiare vista la recente carenza di generi di tutti i tipi. Il primo ministro Quincy ha detto questa mattina che il governo è in progetto una polizza più aperta verso le importazioni. Non mancheranno le imposte sulla merce, ma possiamo aiutarli con una tassazione fissa più bassa. Così facendo potremo assicurarci beni essenziali a cifre più accessibili, ha detto Quincy Artae. Alcuni esperti sostengono che le compagnie private non riescono più a funzionare a piena capacità. Il che non sorprende, dato che il governo Quincy ne ha preso il controllo della maggior parte, spalancando le porte di questa crisi di prodotti. Così ha deciso di non rubare tutti i fondi della città. Bene. E chi era Mickey, la più grande pop idol di tutti i tempi? In tutto il mondo si sta ancora venendo a patti con l'idea che i Lilim si siano integrati tanto rapidamente nella nostra città. Vi ricordo, il Lilim è la specie di cui fa parte Dorothy, no? Alcuni dicono che non devono essere trattati come umani, perché immortali e storie varie. Altri dicono che non possono sapere veramente cosa significhi essere vivi. Ma la maggior parte dei fan di Kira Miki è contrario. Io stavo leggendo fan del... fichi fichi, no? Da The Sims. Oh, cosa? Quelli del movimento anti-Lilim sono pazzi. Az, quindi anti-Dorothy. Chi sono questi stronzi? A parer mio, Mickey ne sa più di me. Ed io sono anche più vecchio di questa dannata città, dice Richard Shaw,
55 anni, al The Augmented Eye, durante un raduno dei fan. Sono d'accordo con Richard, dice Nacho. Sei. Potrò anche essere solo un cane, ma sono affascinato da come Kira Miki scrive sul suo blog. È sempre meravigliata da tutto, e comunque resta il fatto che nessuno conosce davvero il senso della vita. Nacho, cane. Non dirmelo. Ah. Poi ciao, io ora alla prossima. Qui alla prossima. I Lilim ricevono messaggi misteriosi. Ad ottobre c'è stato Halloween, ma questa storia terrificante è diventata popolare solo ora. I rapporti dicono che i Lilim in città stanno ricevendo strane trasmissioni con messaggi confusi o al peggio contenenti minacce. Oddio, ma è tipo un attacco hacker. I dettagli non sono chiari, poiché la maggior parte dei Lilim non riesce a ricordare esattamente quello che ha sentito. Ma forse il fatto più misterioso è che nessuno di loro sia riuscito a registrare questi messaggi mentre venivano trasmessi. Come se qualcosa le avesse impedito di farlo. Mentre noi non abbiamo prove, se non testimonianze, anche tra i nostri stessi Lilim, il mistero dietro tali messaggi è quello su cui dobbiamo concentrarci, considerando le recenti preoccupazioni in materia di sicurezza. Pauroso o è un bluff? Immaginate se Doro ti farà una brutta fine. Oddio, no. Già. Già. E ora torniamo al lavoro. Sera! Ah, ehi, come va? Le Lilim sono morbide e calde. E niente! Ma allora l'hanno fatto per davvero, le sforbiciate tutta la notte. Come, scusa? Hai capito benissimo. Ah, perfetto. Quindi su una scala tra fumosa pila di merda a triste, dove ti trovi? Una triste pila di merda. Odio me stesso, sono ancora dannatamente triste, ma come dire, il peggio è passato. Per entrarlo hai fatto la sforbiciata. Non so se mi sono spiegata. Sì, diciamo. Allora, com'è andata la scorsa notte? Niente, il capo che vuole sapere i dettagli! Confortevole, devo ammetterlo. Ancora non ci credo che abbiate pagato Dorothy per farlo. Beh sì, potremmo definirlo pagamento. Ho chiamato Dorothy per dirle cos'era successo e subito si è preoccupata. Ha balbettato per qualche secondo dicendo che era impegnata tutta la notte e che non poteva liberarsi gratuitamente. Le ho chiesto quanto voleva e mi ha detto: abbastanza da pagare la soda che sto bevendo. Ah, praticamente a prezzo stracciato. Amore, vorrei anche una Dorothy. Magari le offro una Coca-Cola, anche una pizza, va. Come hai avuto il suo numero? Ho dei contatti. Ovvio. Comunque, Jill, se ti serve una seconda pausa, un drink o un abbraccio, fammelo sapere, intesi? Grazie. Vorrei un'altra pausa con Dorothy, capo. Ti farà la stessa offerta, ma presumo che gli abbracci del sottoscritto siano l'ultima cosa che desideri. Sì, perché Jill vuole la patatina. Se hai bisogno di un barista, sono a disposizione. Buono a sapersi. Comunque, abbiamo del lavoro da fare. E andiamo al lavoro. È ora di miscelare drink e cambiare vita. Ah, che bello che è ritornata la Jill d'un tempo. Bello risentirlo. Hai detto qualcosa? O forse parlato? Allora, questo gioco cosa ci insegna? Che fare del sano sesso, fare l'amore, ci fa ritornare il sorriso. Quindi fate l'amore a più non posso, non fermatevi mai. Benvenuti al Valà. Oh, siete voi, ragazzi. Oddio! Oddio! Ehi, abbi rispetto, ho portato il mio capo oggi. Ma qui non sei un part-timer. L'altro mio capo. Stai parlando al grande Nacho Tumbleweed Jr. Ah. Capo, vado in pausa? So cosa ti ho detto prima, ma è malapena iniziato. Merda. Allora, cosa ti porta qui oggi? Quindi il Nacho che abbiamo letto prima è questo Nacho?
Volevo vedere dove lavorava il mio miglior soldato. Soldato? Un momento, non sei il cane che ho servito lunedì scorso? Oh, Dana, sei tu. Soldato, perché non mi hai detto che stavi lavorando per Dana? No, quella non è Dana, è solo Jay. Quindi immagino tu faccia parte della Acre o qualche... Raga, questo è collegato anche al prologo, che ancora non ho letto, ma poi lo leggeremo una volta finito il gioco. Che poi la cosa più sensata, secondo me, sarebbe stato iniziare dal prologo. Solo che erano una cosa a parte, non lo sapevo. Parte, io l'ho fondata. Gli umani hanno buone intenzioni, ma non ci comprendono. Quindi ho deciso di creare un luogo dove i cani possono essere cani. Qui accogliamo qualsiasi cane senza un posto nel mondo. Ah, meglio di un canile. Abbiamo creato il nostro personale paradiso in terra. Ed accogliete solo i corgi? Ti sembro una di quelle gran puttane della Seifar? Ovvio che no. E niente, ci mancavano i cani spoccati. Vorrei aiutare altri animali, ma sfortunatamente posso accogliere solo quelli della mia stessa specie. La cosa triste è che vorrei prenderlo un po' più seriamente, ma è un corgi parlante con una benda sull'occhio. Ah, lui vuole roba da maschi. Sicuro? O forse balbettato, va bene. Un drink virile per il cane. Forse potrei dargli qualcosa di amaro. Faremo questo. Farà fuori l'ubriachezza. Oppure te, il Krabby Spike. Sì, proprio quello che volevo. Peggio del mio deretano. E niente. E niente. Ehi, sei stato tu a volerlo. È veramente un bel posto, sai. Hai scelto un bel luogo dove lavorare, soldato. Grazie. Ma davvero viene pagato? I tuoi sforzi per tenere a galla la Cira non andranno sprecati. La miglioreremo sempre di più. Cioè, siamo sull'orlo del fallimento. Se lo può permettere il capo. Comunque abbiamo questioni da risolvere più urgenti. Alla zampa. Tipo la mancanza di palline per tutti. Non possono condividere quelle che abbiamo? Eresia, ogni cane ha il diritto di possedere una pallina personale, avete capito? Vai Ruby, offri la tua pallina a Nacho. Ah. Ringraziatemi, ho fatto nascere un nuovo amore. Se non possiamo nemmeno fornire il minimo indispensabile, a cosa servono i nostri sforzi? Un momento, non dirmi che non gliene frega una fava e sta spendendo tutti i soldi come se fossero acqua. Cioè, con il bar che sta per chiudere e tutto il resto. Molti preferiscono le scatole alle palline. Cosa buona e giusta. Secondo te costa di meno una scatola di palline o una scatola di scatole? Esistono scatole di scatole? Certo che esistono. Come credi che spediscano le scatole? Legate insieme? Legate, ma per cortesia. A meno che non stia pagando di tasca sua. Il capo è quel tipo di donna in fondo. Questo mondo è pieno di ogni sorta di follia, sai. I dottori consultano i dottori. Le scatole arrivano in altre scatole. E le bottiglie vengono imbottigliate. Ah, mi stanno facendo uscire fuori testa sti cani di merda. Oh, solo il meglio da lei, capo. Aspetta, quella teoria funziona solo se lo sta pagando in denaro. Per quanto ne sappia, magari lo sta pagando in bistecche. Perciò domani controllerai chi vende scatole, capito? Signore, sì signore. Perché per il capo una buona bistecca vale oro. Un momento, e se sono avvolte con la carta stagnola? Russell Strauss venne portato dal veterinario perché ne ingurgitò un foglio. Dannazione, hai ragione. Serve un piano d'emergenza. Tra l'altro il capo non è persona da truffare il prossimo. Figuriamoci un cane. Mi chiedo se riusciremo a trovare un accordo con la veterinaria, proprio come quei bastardi di Seifar. È sempre così gentile con noi altri. Già, è tanto carina, vero? Quindi si vota per la veterinaria? Sì, mettila in lista. Corbacchioni. Ah, Nacho! Ah già, dimenticavo che conosce il cane. Rimane ancora un poco. Ero solo di passaggio, ho delle faccende da sbrigare. Grande, Gil può venire con te. Posso? Devi!
Però comunque pagato per oggi, giusto? Dipende dalla valutazione di Nacho. Va bene, pivello, andiamo. E Gillian andò a seguire un cane. Poraccio. Oh, e comunque lo pago io. Volevo solo divertirmi alle sue spalle. Quanto è stronzo! E niente. No, non è quello il problema. Perché proprio lui? Gil aveva l'aria di qualcuno a cui serve una pausa ed è troppo gentile per non accettare tali richieste. Oddio, per sbaglio ho skippato. Ah, meno male che posso rileggere. Ma con Nacho avrà qualcosa da fare e sarà lontano dal bar per un po'. Se la mette in questo modo. Comunque ritorno in ufficio. Il tuo capo è una brava persona, felicissimo di lavorare per lei. Già. Allora, prendi qualcosa. In realtà credo che mi siederò lì in attesa di ordine. Un cane che si siede. Ok. Mad, ho preso l'occasione di chiedergli come o se viene pagato con soldi. Cavolo, okay. Devo devastarmi. Riesco a capire come devastarti ti... come devastarti ti possa far sentire meglio. Shiba! Per la miseria, vecchia ferraia. Siamo appena usciti da un edificio pieno di cani. Ma questa è una camicia hawaiana e occhiali da sole. Ciao, robottone. Parla anche. Benvenuta al Valhalla. Ehi, Jill. Dammi una birra, ti spiace? Sicuro? Jill desidera qualcosa? Ok. Rotola. Signore, sì signore. Che carino. Lui a posto. Solo una birra allora. Non è una semplice birra il venerdì dopo il lavoro. È la birra. Ah. Non posso darti torto. Birra per Betty. Potrei farne una grossa. Conoscendola. Facciamone la birra grossa grossa. Steffi coi gatti. Eh sì, Steffi, lo so che tu vorresti un gatto parlante. Ecco, rendiamola speciale. Salute! Ehi, Giro, ti piace la birra? Ma guarda, la montagna di lattine vuote in casa mia sta diventando un problema. Avevo un amico alle superiori che con le lattine riusciva a creare degli oggetti carini. Sono ancora in contatto con lui, se sei interessata. No, grazie, l'ultima cosa di cui ho bisogno adesso è altro ciarpame tra i piedi. Allora, come vanno le cose dove lavori? Beh, quella tizia Laura rende le cose interessanti, poco ma sicuro. Oddio, lei è come un coniglio, boh! Ah, vabbè, nel senso negativo, però. Un semplice coniglio, ma politicamente corretto. Coniglio. Ma hai avuto un cucciolo di coniglio? Sono un caos di nevrosi, si spaventano però non nulla. Questa ragazza è sempre sull'attenti, terrorizzata dall'idea di dire qualcosa che possa offendere gli altri. Mi sto immaginando io con Kaori, no? Che si butta su di me, spaventata, e io le accarezzo la codina per tranquillizzarla. Questi sono i tuoi pensieri per te. E tra l'altro non necessariamente deve essere la persona che ha di fronte. Per la compagnia non è un problema, ma l'altro giorno siamo usciti insieme e porca vacca, la poveretta non sa proprio esprimersi. Balbetta ad ogni frase per essere sicuro di non dire nulla di offensivo. È una brava ragazza ed è adorabile che tenti di non offendere nessuno. È solo che si impegna troppo. E tu non sei d'aiuto. Tu urla a caso che hai detto ogni volta che è a tiro d'orecchio. Sì, beh. Solo che è così carina quando si spaventa. Come un coniglio. Ti fa venire il dubbio se lei sia veramente così. Oppure se tu a metterla a disagio. E perché non la mettiamo alla prova? Come? Esci con lei. Perché? Per vedere se lo fa solo con me. Non puoi dire di no, questo lo sai, vero? Voglio dire, c'è il mio onore in gioco qui. Voglio darti la prova che mi stai solamente calunniando. Anche se tu avessi ragione, sei alquanto fissato con quella ragazza. È divertente. In che modo? Reagisce quando la prende in giro. La mette a suo agio, ma comunque si spaventa, si agita e trema. Per cui è carina, le sue reazioni sono dolcissime. Ma se insisti, o se ne va oppure si abitua alla tua presenza, un po' come me. Merda, hai ragione. Devo risparmiare i miei scherzi. Per il momento giusto, allora. Lo so, no, ma niente Dorothy per noi. Che mi dice dei cani? Ha detto che aveva da fare. Comunque il suo nome era... Ma parlatemi di questa Laura. Andate d'accordo con lei? Non saprei, andiamo d'accordo come colleghi almeno.
Che tipo di ragazza è? Tralasciando il fatto del coniglio politicamente corretto. È il classico tipo che fa le cose con calma, ergo con lentezza ma parecchia. Molto molto lenta. Non posso negare che quando finisce ha fatto un buon lavoro, ma ti fa salire il nervoso. Non ha l'obbligo di rimanere nel nostro stesso edificio, è più una libera professionista. Perché si trova lì, allora? Perché ami i cani. E per questo sono convinta che voi due siate fatti l'uno per l'altro. La tua è un'affermazione superficiale, come dire che tu andresti d'accordo con qualcuno solo perché siete entrambi donne. Ok, brutto esempio. Posso dire una cosa? Ma certo. Se questa laurea è così scialba come la descrivete, non sarebbe meglio una più... una persona più decisa, Lilim, un partner più deciso. Wow, ammasso di ferraia. T'ha bellamente definito una fighetta. Però ha ragione. Condividere interessi ed essere compatibili sono cose completamente diverse, come io e Saccarosio! Solo che poi si sottovaluta il potere dell'amore. Ecco perché siamo ancora insieme a te. Io avrei aggiunto il trading mark. Ah, certo, violazione di copyright. Che tu lo voglia o no, l'amore cambia le persone nel bene o nel male. Chi può dirlo? Magari diventi più deciso se la frequenti, oppure mi farò uscire di testa. Immagino sia una possibilità. Tuttavia, perché insisti così tanto nel volermi appoppiare quella ragazza? Perché come un coniglietto, qualcuno lì fuori potrebbe mangiarsela. Ah, eccomi, sono il lupo cattivo. In sintesi, il tuo istinto materno è venuto a galla per colpa di Laura. Perché non provi tu a farle la corte? Hai già provato a corteggiarla, eh? Mi fai parere come una pervertita. Non è lesbica. Come l'hai scoperto? Gliel'ho chiesto direttamente. Ovviamente, sembrava indondita. L'ho sentita balbettare qualcosa circa il suo primo incontro con una lesbica. Inquietante. Ok, basta Laura per stasera. È quello che... risparmiati la solita battuta del... è quello che hai detto l'altra sera, per cortesia. Guastafeste. Beviamo allora. Ci sto. Un Bloom Light, grazie. Dammi un French Weaver. Va bene. Quindi andiamo a servire un Bloom Light e un Fringe Wither. Vabbè. Ricordato? Uno yoy shot dove due conigli, nel senso che hanno solo le orecchie e la coda, si divertono con un lupo. Bello è quello che si legge Steffi. Ops. Ho sbagliato qualcosa? Ah, manca il ghiaccio. Sì. Mannaggia a me. Pardon, ragazzi. Pardon. Ecco, primo Bloom Light. E poi dobbiamo fare il Fringe. Fringe. Mi chiedo perché lo chiamino Luce che sboccia. Quanto pare venne creato durante un evento videoludico. L'editore voleva far provare ai programmatori le stesse cose dei loro clienti. I suddetti programmatori ovviamente facevano parte di una famosa software house. Questi utilizzavano una marea di fondi di luce nei loro giochi. Quindi il barista decise di fargliele bere, letteralmente. Quindi non si chiama così perché brilla nel buio? Non proprio? No. Ora che mi ci fai pensare, Jill, hai mai cambiato la mentalità in seguito ad una relazione? Diciamo di sì, Karina. In male o in peggio? Penso in meglio. Sono troppo stupido per sviluppare cattive abitudini. Anche se grazie al mio primo ragazzo ho preso questa noiosa abitudine di correggere al volo la grammatica delle persone. Proprio una rottura se ci ripenso. Quindi eri una di quelle. Per quanto mi riguarda, a volte penso di essere andato più... com'era la parola? Cinica, antipatica, aspra? Stanca di ciò che questo marcio mondo ti getta addosso quotidianamente? Ehi, ti sto solo citando...
sì, penso di essere diventato così a causa di una mia fidanzata dell'università. In primis mi trascinò in quella baraonda dell'attivismo. Ed è un male? Andavamo sempre a protestare, a provare ogni tipo di movimento per vedere se cambiava qualcosa. Mi ci appassionai. Comunque veramente mi fa piacere che in Valhalla c'è Yuri a gogo, eh? Sì. Ma ogni volta che volevo fare sul serio, mi scontravo contro un muro. Quel muro è un'analogia del fatto che non tutti osano spingersi oltre. Capì ben presto che la maggior parte di loro era lì per motivi beceri. E non perché credeva realmente in ciò che stava facendo. Quindi saltai da un gruppo all'altro, solo per ritrovarmi con persone dalle ideologie poco chiare anche loro. E quando non erano lì per futuri motivi, allora si trattava di pericolosi estremisti. La mia tolleranza per le stronzate delle persone diminuì dopo tutto questo. Ormai sono su questa lunghezza d'onda. Quindi non era tanto la ragazza con la quale avevi una relazione, ma piuttosto le altre persone. Non ci avevi pensato in questi termini. Devi smettere di darti la colpa per le tue relazioni passate. Sì, certo. Dov'è quell'altro tizio comunque? Doveva scortare fuori uno dei cani. E quando mai? Oh, giusto, quello che stava qui mi aveva chiesto se tu fossi la simpatica veterinaria che lavora alla compagnia Sefar Toivore. Qualcuno vuole una punturina? Suppongo fosse interessato a parlare con te o altro. Perché non l'ha fatto allora? Non lo so. Hai fatto altri lavoretti sotto banco, giusto? La paga dei cani non è abbastanza per pagare le bollette. Non so come tu faccia. Difficile addirittura credere che siano dei cani a pagarvi. Bene, ragazzi. Detto da qualcuno che lavora in un posto dove viene pagato un cane per fare il nulla assoluto. Il lavoro che tutti gli italiani vorrebbero, no? Almeno credo che lo paghiamo. Non ne sono tanto sicuro. Prendete qualcos'altro? Va bene così, dobbiamo alzarci presto domani mattina. E per dobbiamo intendo lei. È stata invitata ad un picnic e non ho voglia di ascoltare altre storie da picnic con il dopo sbronza. Ok, andiamo allora. Jill, ci vediamo. Ciao, arrivederci. Cavoli, sei proprio un guastafeste. Sarai tu una guastafeste domani se continui a bere. Capo, mi prendo una pausa. Chiamami se arriva qualcuno. Ok, e pausa fu. Nessun cane in vista. Ok, allora, al lavoro. Venuta a Vala. Oh, ciao Alma. La waifu di qualcuno tra i presenti? Sembra giù di morale. Magari posso servirle qualcosa per rallegrarla? Ed è un po' di rallegrare Alma. Potrebbero piacerle i drink di classe, ma adora anche un'altra qualcosa. La patatina? Visto che ormai siamo in tema di donne Yuri. Ovviamente le faremo questa, amore. Il brand Tini. Non te l'aspettavi, vero? No. E questo? Offro io. Bevi, così almeno cambi espressione. Perché non ammetti che sei preoccupata per me? Cos'è quello sguardo? Hai comunque afferrato il messaggio, dico bene? Allora che te ne pare? Un Brentini? Allora stai attento a ciò che chiedo. Sei abbastanza fissata con i Brentini. Ad essere sincera ti calzano a pennello. Ehi, la vuoi sentire una storia buffa? Quando compì 21 anni, io e mio padre andammo a festeggiare in un bar, da soli.
Mi chiese di vestirmi per bene perché voleva fare un figurone. Fu divertente, ogni tanto facciamo finta di essere una coppia. Oddio, non lo stavo per dire! Io lo stavo per dire, ok, magari il padre voleva far credere alla gente che sua figlia fosse una fidanzatina giovane. Oddio. Ed è così. Almeno dimenticai per un po' di mia madre. Ma la parte migliore fu quando ordinò un Valentini per me. Ho sempre bevuto come una spugna sin dall'età di 15 anni. Ah, precoce. Ma quel drink era diverso. Non era tanto per ubriacarsi, il drink in sé era il vero piacere. Anche lui disse che era il drink perfetto per me. Oh, sin da allora mi ha definito la ragazza Brandtini. Tuo padre sembra un tipo affabile. Dovresti incontrarlo qualche volta. Allora perché ti stai sgonfiando? Sgonfiando? Oddio, si stanno sgonfiando le tette. Quando mi sentivo triste ed iniziavo a sospirare in continuazione, mio nonno mi paragonava ad un vecchio pneumatico sgonfio. Allora che hai? E per la notizia sulle persone che si vestono da conigli dopo la faccenda di Alice Rabbit. Hai visto, amore? Le conigliette! E niente. Io mi aspetto che l'hacker Alice Rabbit sia una gnoccolona conigliosa. Nah, quella è una notizia vecchia. C'è un problema, ma una cosa del genere mi darebbe solo noia. Io vi ricordo, raga, che Alice Rabbit, eccola qui, vedete, amore? Vedi pure tu? Sì. Sul telegiornale. Chi è Alice Rabbit in realtà? Dimmi, Gil, come te la passi? Voglio rovinarti la giornata sfogando tutto il mio nervoso in eccesso. Stupida Alma, mi sono sentito uno schifo negli ultimi giorni. Non riuscirai nel tuo intento. Quindi fa pure, sfogati come meglio credi. Non dire che non ti avevo avvertito. Ok, allora, ricordi mia sorella Diana? Quella che si è separata dal marito e che dimenticò i figli a casa mentre faceva chissà cosa? Riassunto perfetto, me lo scrivo. Ma non ti ho raccontato tutta la storia. Nello specifico abbandonò il marito dopo mesi di abusi. Tuttavia quella donna è incapace di trovarsi un lavoro e badare a se stessa. E sono seria. Non ha mai pensato di vendere qualcosa o cercare di guadagnarsi la pagnotta in alcun modo. Sì, aspetta che sia un uomo a fare tutto questo per lei. Non ho idea di chi abbia preso. Entrambi i nostri genitori erano grandi lavoratori. Hanno addirittura riaperto un piccolo negozio per fare qualcosa dopo la pensione. Quindi cosa farà mai questa instancabile donna dopo solo un paio di settimane? Semplice, si riporta il marito violento a casa, ovviamente. Abbiamo visto? Quindi se ti sposerai un uomo violento, te lo terrai per tutta la vita. No. Non vuoi? No. Ma veramente, che vita di merda. Sì, ed il tizio l'ha di nuovo abbandonata due giorni dopo. Si sono fatti qualche nottata di passione insieme e poi via col vento. La nottata di passione. Io, hai reagito come mio fratello e mia sorella dopo aver sentito la storia. Ma la storia non finisce qui, oh no. È talmente al verde, non potessi neanche permettere un bus. Anche se sarei ben felice di vendere il culo per soldi. Ah, bello. Ah. La prostituzione, no? Ed è toccato a me raccattarla. Per ben due giorni ha lasciato i figli dei miei. E siccome sono due dolci angioletti, hanno messo a soqquadro la casa. Bernardo! Bernardo! Che cazzo di nome! Bernardo ed Eva ora si trovano da me per dargli un po' di respiro. E non aiuta il fatto che con Diana non vado d'accordo. Cioè, siamo in macchina e mi chiede come stanno i figli. Ed ovviamente, dopo aver accumulato molta tensione, esplodo. Primo, inizia a dirle come i bambini stiano crescendo in un ambiente malsano. L'ho rimproverata di non prendersi responsabilità e di trascurare i figli. E che non è nella posizione di permettersi delle scappatelle! Sì, perché invece di pensare di fare la madre, pensa a fare bim bum bam con altri uomini. E mi risponde: che cavolo ne sai tu? Non hai figli. Ah, un classico. Ah, certo. Sì, lurida. Ah,
put, puntini puntini. Non ho figli, ma almeno non mi rifiuto di lavorare e non sono in bancarotta. Non ho figli, ma non li lascerei nella prima casa che trovo. Non ho figli, ma non permetterei ad un uomo violento di ritornare nel mio letto. Oh, raga, ora siamo arrivati ad una discussione seria. Non ho figli, ma da quando mi occupo di Eva e Bernardo stanno crescendo come Dio comanda. Non ho figli, ma non sono una lurida puttana. Ah, puntini puntini. Ecco. Ah, bello, mo sta urlando nel bar. Viva lo sfogo. Diamine. Io non so cosa dire. Non c'è nulla da dire. Amo la mia famiglia e verranno sempre per primi. Ma Diana sta seriamente tirando troppo la corda. Posso aiutare in qualche modo? L'hai appena fatto, eh? So con chi ho a che fare. Una cosa del genere non mi turba più di tanto. Sono ancora incazzata nera e non saprei come dirlo alla mia famiglia. Non posso dire a mia madre: tua figlia è una puttana. Come dire: ehi, mia sorella è una puttana. Io dovevo sfogarmi in un modo o nell'altro. Tutto qui. Veda come la vedo io, ne è ancora da dire, visto il tuo peso sul cuore. È dannatamente gonfio. Nah, tutto ciò che vedi qui è solo amore e sogni. Siete tutte prosperose nella tua famiglia. Il peggiore è mio padre, a dirla tutta. Scherzo, scherzo. Ah, ma in che senso le palle del papà? No, forse le boobies maschili. Ah, quindi sarà un bel daddy corpulento, robustello. Immagino che l'unica a non aver ricevuto il gene tettifero è Eva. Il gene tettifero, amore! Ecco. Ah! Insiste nel voler affrontare un intervento di chirurgia plastica, ma continua a dirle che sta meglio così. In effetti, a parte il fatto... Allora, io ammetto che preferisco le ragazze con le tette piccole. Possono essere più un disturbo che una benedizione, credimi. E povero Bernardo. Il suo seno è iniziato a crescere quando aveva 8 anni. Non ho capito. Spero solo di non prendere troppo dalla mia famiglia materna. Ma scusate, non sto capendo bene. Vabbè, intendere i boobies maschili, no? Perché anche i maschi in realtà hanno delle tette. Vabbè. Ah boh. Le sorelle di papà sembrano alquanto giovani. Mia madre invece è arrivata alla menopausa e invecchiata di botta, come le donne asiatiche. Qualche gene positivo dalla tua famiglia, Jill? Pelle delicata e bei capelli, credo. Jill, ora mi viene voglia però di accarezzarti, eh? Si vocifera di una certa allergia ai gamberi, ma io non ho mai avuto problemi. Oh, capisco. Ehi, sai cosa mi preoccupa di più dell'intera faccenda di Diana? Come cresceranno i tuoi nipoti? Se li lascia dalla mamma, diventeranno sicuramente i migliori di lei, in qualche modo. In realtà ciò che mi preoccupa è se farò la stessa fine, che ha paura di essere anche lei una put. Perché? Che faccio se trovo un bravo ragazzo e me lo sposo e poi mi divento un bastardo? Come ho fatto io con Saccarosio. Vero? Sì, però non è che vai a picchiarmi. Ah, ovvio, amore. Stavo scherzando, mica ci hai creduto adesso. No, no, è che... Diciamo che è una paura che ce l'ho sempre avuta per anni. Vabbè, penso che la maggior parte delle donne hanno sempre avuto questa paura. Che faccio se mi viene un'improvvisa voglia di vivere la mia vita? Che faccio se mi ritrovo con dei figli e li trascuro per tutto questo? Se me lo chiedi, il fatto che sei addirittura preoccupata per tali pensieri mi fa pensare che non avrei problemi. Dici sul serio? Sono abbastanza sicura. L'hai detto tu stessa che sei sposata con quel tizio dopo solo 2 mesi, giusto? Avete capito? 2 mesi di relazione già matrimonio. Senza offesa, ma sono le classiche persone che fanno tutto senza riflettere. Tra l'altro, se qualcuno riesce a sposarti, significa che hai superato i tuoi irrazionali standard di scelta. Quindi, fortunato chi se la sposa.
Ehi, non è la verità? No, ma ci sono cose che è meglio tenere segrete. Mi chiedo se riuscirò mai a trovare un brav'uomo. Ma certo, lo saprei al momento giusto. Lo spero. Per adesso prendiamo un altro drink. Cosa ti porto? Qualcosa di ghiacciato ma alcolico, grazie. Come per dire... 300.000 drink, no? Qualcosa di freddo e con alcol. Quindi con ghiaccio. Faremo un piano man, amore. Bello, ragazzi, stiamo pisciando dentro, tutto nella norma. Grazie, devo rilassarmi un pochino. Sono qui per questo. Allora, hai detto di esserti sentito una merda negli ultimi giorni. Perché? Non farci troppo caso. Oh, andiamo, hai scortato i miei problemi. Voglio aiutarti pure io. Non farci caso. Ah, quasi dimenticavo di dirti una cosa. Di che si tratta? Il mio capo sta organizzando un party natalizio per domenica. Vuoi venire? Ragazzi, vi rendete conto? Il party natalizio. Quindi questo già ci fa capire che il finale di Valhalla sarà veramente OP, no? Party natalizio, vi immaginate tutti quanti insieme al bar, mamma mia, sarà delirio. Sicuro, qualcosa mi dice che il Natale a casa mia sarà un disastro, quindi preferisco evitare. Ci sarà il pollo? Se volete ne porto uno. Porto il polletto. Ad essere sincero non ne ho idea. Puoi portarlo se vuoi, non andrà sprecato. Capito. Ma voi sapete che in realtà per molti giapponesi il giorno di Natale si mangia pollo fritto e altro cibo spazzatura? Perché per i giapponesi il Natale è il giorno in cui si festeggia con il cibo spazzatura. Ti giuro, non vi sto prendendo per il culo. E beh, a me piacciono le ali di pollo. Sì, amore, a me a Natale non mi vado a mangiare il pollo, le ali di pollo, onestamente. Vado a mangiare qualcosa di più elaborato. Non so, sarà perché per me è molto raro che mangio le ali di pollo. E comunque sono buone le ali di pollo, eh? Sì, a voglia, mi manca. Sì, qua. Dimmi, Gile, qual è la tua parte preferita del pollo? Parte preferita? Direi le cosce. Sì, idem. Le cosce o le ali? Perché il petto è molto asciutto. Per noi è Natale con i tuoi, per loro è Natale con il pollo. Il pollo viene prima di ogni cosa. Sul serio, a me piace il petto. Davvero? Ma il petto è molto asciutto. Il petto è un po' semplice, non trovi? Le cosce sono più saporite. Forse, ma semplice è meglio. Il petto è più facile da godere rispetto alle gambe. Molto meno caotico. Ragazzacce, capo, parlate di petto e cosce quando tutti sanno che la parte migliore sono le ali. Che bricocelle. La voce della verità. Capo, cos'è quello? Alette di pollo piccanti. No. Buone. Ti piacciono, amore? Sì, io scopazzo. Le facevo pure mia madre. Le facevo, ma non me le fa più. Che ormai sono a dieta. Quanto mi mancano. Se vuoi andiamo a KFC, amore, a prendere le alette di pollo. Però non so se le fanno anche piccanti, eh. Sì, per forza, oh. Quindi le andiamo a prendere. Amore, ci prendiamo un secchiello intero. Oh. Di alette di pollo. Oh. Così dopo andiamo a scorreggiare coriandoli infuocati. Giustamente. Dove le ha prese? Dal pollo piccante. Ah, ovvio. Dal pollo piccante avrai le alette piccanti di pollo. Lo conosci pollo piccante? Il negozio a due isolate da qui. Scusa, forse non mi sono spiegata bene. Perché hai in mano un secchio di alette piccanti? Perché tu non hai in mano un secchio di alette piccanti? Beh, perché... Lo sapevo. Io, Armitage, Alma, so cosa dico. Sarà già cotto il pollo di cui parlavi? Forse dovrei riscaldarlo. Ma sarà bello cotto. Grande, ti aspetto qui alle 8 di domenica sera. Aspetteremo Alma col suo bel polletto caldo caldo.
Comunque torna in ufficio. Ha lasciato il secchio. Ne vuoi un po'? Non mi dispiace. Oh, semi speziato, buono. Amore, di la verità, lo mangeresti adesso un bel po' di alette di pollo? Sì, la voglio. Strano, forse ha ricevuto un ordine sbagliato. Sarà per questo che l'ha lasciato qui. Di solito ordina roba forte. Ho trovato dei secchi che mi facevano venire il mal di gola solo a stargli vicino. Oh. Dimmi, Jill, che tipo di uomini ti piacciono? Ah, ora arriviamo alla parte piccante della discussione. È una domanda un po' strana. Non sono schizzinosa. Mi basta che siano decenti, non gelosi, non aggressivi ed abbastanza maturi da mantenersi un lavoro. Quindi è bisex, quindi è bisessu... Jill. Sì, come avevo sì, come l'avevo detto io l'altra volta, però non ricordavo perfettamente. Non basta. Ti piacciono muscolosi e l'altezza? Niente tatuaggi o piercing per me, mai piaciuti. A te invece? Mi piacciono quelli eleganti. Se indossano camicie stirate e vestiti ben coordinati, hanno la mia attenzione. Qualche muscolo non guasta, ma è il vestiario ad interessarmi. Eppure sei ancora single. Così è come preferisco gli uomini. Il mio potenziale marito invece è un discorso completamente differente. Capisco. Senti, mi fai un altro drink? Le alette piccanti erano belle forti. Cosa ti porto? Qualsiasi cosa, basta che calmi il bruciore in bocca. Ok, diamole qualcosa per placare il sapore troppo piccante sulla lingua. Wow, Steffi, hai preso i discorsi sugli uomini. Allora, adesso cosa le faremo? Faremo il piano woman. Ah, comunque anche prima noi potevamo servirle il flaming moai, no? Invece del piano man, cioè il drink opzionale. Però avendolo già fatto, però non in live, non ho avuto quindi cioè non ho avuto quindi bisogno di farlo. Vabbè, intanto diamole un piano woman. Un tocca sana, grazie. Bene, prossima domanda. Che tipo di ragazza ti piace? Ehi! Perché prima abbiamo parlato di ragazzi, ora parliamo di ragazze. Capito, Steffi, abbiamo avuto comunque la conferma che Jill è bisessuale. Perché in effetti non mi ricordavo il discorso fatto col capo quando ero ubriaca. Erano passati anni. Prima tu. Mi spiace, ma non sono dell'altra sponda. Ah, quindi Alma vuole solo gli uomini. Certo, non ho problema ad ammettere se una ragazza è carina, ma... No, preferisco gli uomini nel mio letto. Che bello, no? Quando le donne nel privato fanno questi discorsi, no? Poi quando sono davanti a noi uomini fanno le santarelline. Tocca a te. Merda, devo calmarmi. Credo mi piacciono le ragazze con i capelli lievemente colorati. Lievemente colorati? Sì, sai, tipo le rosse o giù di lì. Ah, che mi dici del bianco, come il tuo capo? Volevi farmi quella domanda dall'inizio, vero? Ah, nel senso, se Gile prova qualcosa per il capo. Scusami, ma quando è arrivata con quel secchio da letto in mano, i tuoi occhi hanno iniziato a brillare. Il tuo atteggiamento è improvvisamente cambiato, sei diventata tutta rossa ed euforica. Ehi, ti do ragione, è davvero caruccia. Ma allora veramente in giro provo qualcosa per il capo? Volevo solo prenderti in giro. Quindi, lievemente colorate. Che mi dici delle bionde? Io ti piaccio? Ma che domande sono? Sembrano domande che trovi su cioè... Sai, però ti ricordo pure che il capo ha fatto andare Jill con Dorothy. Ah, quindi è per una relazione aperta il boss. Interessante. Vabbè, lo so, Steve, però sai come le ragazze davanti a noi ragazzi si mettono a fare le sante. Almeno quasi tutte. Sì, credo. Facciamo finta che mi piacciono le ragazze e che io iniziassi a corteggiarti. Come reagiresti?
Bel corpo, bel viso ed un bel appartamento. Non ti lascerei più. Ok, allora, ora basta girarci attorno. Mi dici perché ti sentivi una schifezza in questi giorni? Cosa? Oh, quello... Ti ho detto di non pensarci troppo. Ed io ti dico che voglio saperlo. Andiamo, Jill. Hai sentito così tante volte i miei problemi. Ora sono io che voglio aiutarti. Forza, su, vieni qui. Ti dico di sederti qui. Vieni, su. Cosa stai? Ma che? Ah, no! Ma hanno invertito i posti! Ah... Benissimo, ora io sono la barista e tu il cliente. Impossibile, il bancone funziona solo come... Comunque Gilla mi piace troppo, raga. Troppo bella, è molto più bella di quella del seguito, Ci avrei preferito più un Valhalla 2 con Jill. Peccato. Ok, allora, muovo... Oddio! Oddio. Che succede? Amore, è lei là che era Alice Rabbit, mi sa. Ah. Eh sì. Hai visto un coniglio davanti? Sì. Ok, allora, muovo questo qui, clicco di là. Adesso funziona per me, per te e per quel cane con la camicia hawaiana. Perché anche lui è un cane con una fottuta camicia hawaiana. Va bene, ma come hai fatto a... Oh, giusto, hacker, dimenticavo. Adesso mi ha invertito i ruoli. Ti sei sentita una merda, mi diresti il perché? È una lunga storia. Non saprei neanche da dove iniziare. Ah, è vero, ma sbaglio o prima era stato detto che lei è l'hacker? Però ragazzi, sapete com'è? Aver recuperato tipo la serie dopo... Era dopo 4-5 anni. Quanti anni sono passati qui? Cioè, onestamente parlando, mi ha fatto dimenticare tutto. Comincia dall'inizio. Va bene, dobbiamo ritornare ai tempi dell'università. Wow, è un bel salto nel tempo. Per quanto riguarda la mia educazione, non mi sono mai impegnato più di tanto, eppure i miei voti erano ottimi. Persino in educazione fisica non andavo male e prendevo buone valutazioni. Finché ovviamente non ho iniziato l'università e lì le cose sono peggiorate. Avevo manie di perfezionismo che non mi permettevano di fallire. Studiavo come una dannata, pur di mantenere una buona media. Come alcune ragazze di mia conoscenza. Verso la metà del corso incontrai una studentessa di nome Lenor. Mi aiutò parecchio con gli studi. Addirittura mi fece racimolare qualche credito extra. Mi piaceva e dopo un po' scoprì che anche io le piacevo. Iniziamo a frequentarci. Incontrai tutta la sua famiglia e... Vuoi un drink? Cosa? Un drink, di solito arriva una pausa che ti permette di servire un drink al cliente. Non c'era una pausa. Ti prego, voglio testare questa interfaccia da barista. Uno sugar rush, allora, non puoi sbagliare. Ok. È assurdo. Jill ha chiesto uno sugar rush. Ora, come faccio a fare partire questo coso? Beh sì, ma qui, Alma... Ecco, grazie. Che te ne pare? Come ti ho già detto, non puoi sbagliare uno sugar rush. Ho come questa sensazione che con il fisico che ti ritrovi diventeresti una buona barista. Con le tettone si attirano i clienti. Ti sottovaluti. Ma lo sai che sei carina? Le persone non vanno nei bar per le cose carine, comunque. Non sei mai stata in un cat bar, mi sa. Tra l'altro, le mie tette darebbero fastidio in mezzo a questa roba. Certo, rischierebbe di scontrarsi con i vari... Amore, con le varie bottiglie, ti immagini, con le tette. Sì. Sta palesemente guardando le tette. Buon gustaio la nostra Jill. Perciò continuo a raccontare. Bello quando tu hai parlato di cat bar, il Neko Café. Comunque, man mano le cose si facevano sempre più difficili. L'ultimo anno e mezzo si trasformò in un susseguirsi di studi, tesi e ricerche, uno dietro l'altro. Fui selezionata per fare un discorso durante la cerimonia dei diplomi. Solo che all'improvviso, mentre leggevo, quasi mi venne un attacco di panico. Paura di parlare in pubblico? Capii di aver buttato un anno e mezzo della mia vita. Come a te, amore, con l'accademia.
Cercavo di ricordare se avessi mai fatto qualcosa di divertente, ma tutto ciò che mi veniva erano solo gli studi e le ricerche. Non riuscivo a godermi quel momento. Ero lì tutta imbambolata, con la soddisfazione di essermi diplomata pari a zero. Compresi di essere semplicemente un ingranaggio della monotonia, dalle superiori fino all'università. Io sentivo interi anni della mia vita sfuggirmi tra le dita. Non ho mai smesso di pensare se davvero mi piacesse tutto questo, difatti non ho mai smesso di pensarci. Ma ad un certo punto mi fermai, con la consapevolezza che mi serviva una pausa. Davvero mi piaceva quella vita? Direi che era un vero inferno. Mi servirono tutte le mie forze per non cadere in preda al panico e fuggire. Avete capito? Quindi attenti all'università. Sei tu, quindi attenti all'università. Cioè, sono problemi veri questi. Sì, sì. Comunque, un paio di mesi dopo ricevetti un'offerta di lavoro presso una grande società di ricerca. Lenor era al settimo cielo, orgogliosa di me, ma io ero terrorizzata. Sarebbe diventato il mio lavoro, triplicando quello che già facevo da un anno e mezzo a quella parte. E se fossero tornate le stesse preoccupazioni del diploma, però a 40 anni non sapevo cosa fare, ma col cavolo che accettai quell'offerta. Lo disse a Lenor e rabbrividì. Mi confessò di essere gelosa perché non aveva mai ricevuto una simile proposta. Cioè, hanno litigato per una cretinata. La discussione ci sfuggì di mano. Lei disse qualcosa di troppo, ed io pure. Alla fine abbandonai casa sua, rompendo un vaso mentre uscivo. Porca miseria! Quindi, ma secondo me convivevano pure. Dopodiché, non le rivolsi più la parola. Mi spiace io. Mi spiace averti costretta a raccontarmi tutto questo, ma perché ti fa sentire una merda dopo così tanto tempo? A meno che tu non ti sia sentito una merda fino ad oggi. Ora saprà pure che è morta. Sì, ma non per quello. L'altro giorno la sorella di Lenor, Gabrielle, è venuta in questo bar. A quanto pare Lenor è morta la scorsa settimana. Di getto da nanomacchine localizzato. Infarto. Sembra che ne soffrisse da parecchio tempo, ma non mi ha mai detto nulla. Ed ovviamente è peggiorata dopo la mia uscita di scena. E non riesco a darmi pace. Continuo a chiedermi se la mia presenza poteva cambiare le cose. E se aveva quel problema da tanto tempo, perché non mi ha mai detto di essere malata quando stavamo insieme? Non lo so, mi sento come una massa di fallimenti. Jill, è ciliegina sulla torta o inveito contro Gabby? Ok, mi stava accusando per la morte della sorella, ma è solo una ragazzina, cazzo. Ha perso la sorella che praticamente la stava crescendo da sola. Inoltre, improvvisamente non riesco a ricordare perché non mi sia scusata. Orgoglio, paura? Lo stupido sforzo di gettare nel dimenticatoio la persona più meravigliosa che abbia mai incontrato? Chi se ne frega. Ho perso la possibilità di chiederle scusa per sempre, veramente per sempre. Sono un pezzo di merda. Un inutile pezzo di merda. Davvero non so cosa dire. Io non mi aspettavo una storia del genere. Io tettona. Sì, l'ha chiamata tettona. Mi dai una birra grande? Arriva subito. Una grossa birra. Grossa birra, grande birra. Come si fa a far diventare grossa una birra? Con il doppio degli ingredienti. Bello comunque. Secondo me Valhalla nel tempo è diventato sempre più bello, Una birra grande per Jill. Devo ricordarmi di rimettere a posto le lattine in casa. Bevi parecchia birra? Una cosa positiva del trapianto di fegato della BTC è che puoi bere quanto vuoi senza ubriacarti. Ah, sto fatto il trapianto di fegato. Ah, figo, lo voglio fare anch'io. Ehi, Gilles, che tipo di ragazza era Lenor? Vabbè, tu sei un ubriacone, amore, come le donne giapponesi. Non è vero. Era paziente ed intelligente. All'università ero una testona e mi distraevo spesso. Stressata era il mio secondo nome. Quindi non è cambiato nulla. Fidati, ero molto peggio. Non riesco ad immaginarlo, non farlo, imbarazzante. Comunque lei era sempre lì, a cercare di supportarmi. Era capace di sostenere qualsiasi conversazione. Una volta
La vedi parlare di videogiochi per poi passare allo sport, il tutto essendo ancora una scienziata con i controcazzi. E infatti Rigolo, lo sto pensando, non è che aveva tipo un tumore al fegato? Ma chissà. Cercava sempre di farmi socializzare. Se mi vedeva in disparte mi trascinava con lei. È come io con Saccarose, no? Che lei fa sempre la sociale. Osservare le persone va bene, ma parlargli è ancora meglio, diceva. Che carina Gile che sorride mentre parla di lei. L'avevi notato tu, amore? Sì, l'ho notato. È come Saccarose quando parla di me, che le torna il sorriso. Sì, parlo, cioè, che ne so, incontro qualcuno e mi metto a parlare di te. È ovvio, perché sono importantissimo. E quando invece parlo di Saccarose mi viene la depressione. No. Andiamo avanti. Sei uno stronzo. È ovvio. Sono nato stronzo e morirò stronzo. Lenor era solita presentarmi ai suoi amici come la ragazza con la quale passo ore ed ore a coccolarmi. Ah! Ecco. Cavolo, mi mancherà. Dopotutto neanche immaginavo di riallacciare i rapporti con lei, ma era una persona meravigliosa, volevo scusarmi. Solo che, sai, ironia del destino, fu lei a distillarmi la passione per il bar. Oh? Quando ancora non sapevo cosa cavolo fare della mia vita, ricordo che una volta passammo la serata in un club. Cominciò a discutere su come i drink venissero sintetizzati, l'alchimia di questi, le reazioni e tutto il resto. Era tutto così affascinante. Ricordo che il suo solo parlare mi fece venire voglia di creare qualche drink. Quindi ringraziamo la ex, se abbiamo adesso Jill in Valhalla. Mi disse: se tutto va a rotoli, perché non diventi una barista? Interessante. Stai bene? Per quanto possa valere, sì. È solo che volevo ringraziarti, Alma. Ringraziarmi? Suppongo dovessi sfogarmi con qualcuno e tu eri l'unica nei paraggi. Ti sei offerta volontaria e scortato tutto ciò che avevo da dire. Sei rimasta lì dall'inizio alla fine. So di non essere molto espressiva o romantica ed inclina alla dolcezza, ma mi piaci tanto. Certo, sono solo una barista e tu una semplice cliente, ma apprezzo la tua amicizia o quantomeno la tua presenza. È un piacere lavorare per te. Jill, stai per morire? Scema, sto cercando di mettere in mostra il mio buon cuore. Scusa, solo che è strano vederti così strana. Beh, ho appena capito che la cosa più triste sarà non poter fare ammenda per i miei errori. E fa male da morire, sappilo. Non voglio mai più, e intendo mai più, sentirmi così di nuovo. Non voglio che qualcuno esca improvvisamente dalla mia vita con un brutto ricordo alle spalle. Non voglio che il risentimento mi rovini la vita. Ah, lo dicono pure a te, Stefi. E allora perché non fai la barista? Anzi, Steffi può fare il cosplay di Jill. Voglio evitarlo ad ogni costo, e se questo significa cambiare atteggiamento, così sia. Farò sapere a tutti come mi sento realmente nei loro confronti. E se dovessi litigare con qualcuno, metterò da parte il mio orgoglio e chiederò scusa. Odio sentirmi così, lo odio. Ottima reazione. Credo che prenderò spunto e farò lo stesso. Va bene, basta stranezze, ritorna qui. Sono pur sempre in servizio, ricordi? Ok! È quasi ora di chiudere, tra l'altro. È stato divertente finché è durato. Ehi, sì? Dico sul serio, sai, grazie di tutto. Stupida Gile, tu hai ascoltato i miei problemi e io i tuoi. A questo servono gli amici, giusto? Giusto. Ora vado. Oh, prima che mi dimentichi, ne hai mai parlato con la tua famiglia? Sanno il minimo indispensabile, ma ancora non gli ho detto della morte di Lenor. Perché non lo fai quando puoi? Non saprei, non voglio annoiarli con i miei problemi. Non essere stupida. Sono i tuoi genitori, vivono per condividere i tuoi problemi. Dovresti cercare di parlare con loro. Sono sicura che ti aiuteranno. E Alma ci saluta. La rivedremo domenica al party natalizio. Quell'Alma è davvero una brava ragazza. Ah, capo, ha sentito tutto? Non tutto, ma una buona parte, credo. La tua espressione è già molto diversa, davvero? Sembri più felice ed è una bella cosa. Comunque, per oggi basta. Esigo una Jill più solare domani. E vi ricordo, domani
sarà la vigilia di Natale. Oh già, capo, ricordo quelle alette di pollo. Dannati idioti dello spicy chicken. Scusaci, Dana, non avremo abbastanza spezie per i tuoi ordini fino a domani, hanno detto. Ah, ma comunque avete visto qua, non è stato tradotto in italiano con pollo piccante, eh? Infatti. Maluccio. È così che trattano i clienti? Chiamare il direttore. Capo? Tira stretta quella hacker tettona. È un'ottima amica, amo. Hacker tettona. E niente. A Jill non è stata tolta la corrente. Questo la tranquillizza. Non avrà problemi a concentrarsi al lavoro. Ok. Andiamo a fare un bel salvataggio adesso, no? Jill, bolletta pagata. Non era anche il cognome del tuo ragazzo? Bolletta pagata? Bolletta o pagata è il cognome for? Mio Dio. Sì, Alma è molto caruccia, veramente molto molto carina. No, ragazzi, veramente, rimango proprio senza parole. Sì, comunque delle belle waifu material questo gioco qua. Comunque immaginate se ci avessero staccato la corrente. Ecco. Ma tipo mica ci sarebbe stato un bad ending, tipo. No, bad ending no. Ah. Però non so se sarebbe cambiata la situazione qui nella camera, eh. Devo provare, ragazzi, perché se cambia qualcosina ve lo faccio giusto vedere. In inglese bolletta è bill. Esatto. Quindi si chiamava bill. Raga, però avete visto che a volte le traduzioni non sono applicabili con i giochi di parole. Infatti, in realtà si dovrebbero chiamare adattamenti, non traduzioni. Dico, che quando non è che traduci proprio letteralmente, perché magari in italiano ha un significato diverso rispetto a quello inglese, questo intendo. Sì. Può essere anche un cognome, Ruby. Mica per forza un solo nome.